Ciao amici, oggi vi svelo 5 ricette per preparare il caffè freddo a casa, buono e gratificante come al bar. Buono come al bar? Ma si può davvero? Preparatevi 5 entusiasmanti ricette per voi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Quanto adorate il caffè freddo! I suoi pregi principali: brucia grassi ed energetico. Ecco come preparare le 5 ricette. Per chi come me non beve caffè, le ricette si possono fare con il caffè d'orzo. 1. Caffè freddo della nonna, 4 tazzine di caffè della Moka, quanto basta di cubetti di ghiaccio. Preparate il caffè con la Moka per 4 persone, aggiungete zucchero di canna a piacere, mescolate, aggiungete del ghiaccio e lasciate raffreddare. Potete metterlo in frigo per gustarlo ben freddo. Già mi vedo con i miei amici in veranda al fresco, farai sicuramente bella figura con tutti. 2. Caffè freddo con panna montata, vegetale, 4 tazzine di caffè freddo, quanto basta di panna di soia montata, cannella. Montate la panna vegetale di soia e mescolatela con la cannella, versate in una tazza e mettete in freezer per 15 minuti, poi aggiungete il caffè freddo e volendo dei cubetti di ghiaccio. 3 ghiaccioli di panna e caffè, caffè zuccherato, 150 g di panna vegetale di soia montata, stampini per ghiaccioli. Preparate il caffè con la Moka, zuccheratelo e aggiungete la panna montata e mescolate, versate il composto negli stampini, metteteli in freezer e quando si sono leggermente solidificati mettete il bastoncino, rimettete nel congelatore per almeno 8 ore e i ghiaccioli sono pronti. 4. Crema di caffè freddo, panna vegetale da montare, caffè freddo, zucchero di canna. Preparate il caffè e zuccheratelo a piacere, fatelo raffreddare. Mentre montate la panna aggiungete lentamente il caffè e continuate a montare. Dovrete creare una crema ben compatta, mettete poi nel freezer per 2 ore. Prima di berla montate ancora la crema caffè fredda per qualche minuto per ammorbidirla un po'. 5 cubetti di ghiaccio al caffè nel latte di mandorla, 4 tazzine di caffè freddo, quanto basta di zucchero di canna, contenitori per i cubetti di ghiaccio, latte di mandorla. Preparate il caffè e mettetelo in frigo già zuccherato per farlo raffreddare, versatelo negli stampini dei cubetti e mettetelo in un freezer per una notte. Godetevi un bicchiere di latte di mandorla dopo aver aggiunto un paio di cubetti di ghiaccio al caffè. Proprietà degli ingredienti principali. Il caffè favorisce il dimagrimento, infatti la caffeina stimola l'utilizzo dei grassi a scopo energetico. Inoltre il caffè stimola la termogenesi, che aumenta la quantità di calorie bruciate nel corpo. Il caffè ha un effetto tonico e stimolante su cuore e sistema nervoso, è per questo che molti ne apprezzano l'effetto energetico. La panna di soia è un alimento che non contiene ingredienti di origine animale, per cui risulta privo di colesterolo ed eccezionale nelle diete povere di grassi. Come dico sempre, l'importante è non esagerare con le quantità, perché il caffè è molto stimolante. È importante non dimenticare che il caffè ha effetti benefici e tonificanti, ma anche rischi spesso sottovalutati. Il limite di assunzione giornaliera è di 4 tazzine per gli uomini robusti e 3 al massimo per le donne. Ricordate che l'introduzione di caffeina nel corpo non avviene solo con il caffè, ma anche attraverso il tè, il cioccolato e oltre 60 specie vegetali. Per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia e bevi consapevole e vivi meglio!